Ciao ragazzi, sono Membe e benvenuti in questo nuovo video sul mio canale. Oggi parliamo, come avete letto dal titolo, di coronavirus e di tutte le problematiche che sta portando con sé all'interno del mondo del calcio, perché è giusto comunque parlare anche del calcio in questo momento delicato dell'Italia, perché il calcio è un'attività quotidiana e secondo me, come è giusto che sia, tutte le attività quotidiane che venivano fatte prima di questa problematica in Italia dovrebbero e vanno portate avanti, vanno portate al termine, sebbene ci sia questo problema al momento, che non va sottovalutato e anzi che va comunque tenuto in considerazione con la giusta cautela, va affrontato, soprattutto attuando delle scelte razionali, pensate con la mente, non scelte buttate lì, magari prese dal panico o dal non saper gestire una situazione di questo tipo. Oggi parliamo in particolare delle partite che sono state già rinviate, come per esempio quella dell'Inter-Sampdoria, che non si sa quando verrà recuperata, dal momento che l'Inter sta giocando l'Europa League ed in più anche la Coppa Italia e quindi non ha un mercoledì o un giovedì libero in questo momento, quindi quello è un problema che vedremo come si risolverà. Probabilmente si risolverà con le porte chiuse, anche se porte chiuse porta con sé dietro numerose problematiche, a partire dal fatto che la società dovrebbe rimborsare tutti i biglietti che sono stati già venduti per quella partita e quindi andrebbe in un certo senso in perdita la società, da una partita dove potrebbe avere un guadagno di un milione e mezzo, 500.000 euro, andrebbe invece a perdere dei soldi in una partita di questo tipo. Partita ancora più importante, quella che si dovrà giocare domenica prossima, ovvero Juventus-Inter il 1 marzo, partita che non si sa ancora come si giocherà. Infatti oggi parliamo di questo proprio perché Juventus-Inter è la partita probabilmente più importante dell'anno, la partita che si aspettava dall'inizio dell'anno e che io in primis sto aspettando dall'inizio dell'anno, dal momento in cui Conte è andato all'Inter, è la partita che volevo vedere allo stadio. Sono abbonato, quindi ovviamente sarei potuto andarla a vedere e la soluzione di giocare la partita a porte chiuse non mi sembra assolutamente la soluzione adatta da prendere in questo momento. Dal momento che, come vi ho detto, la Juventus andrebbe a perderci ulteriori soldi da una partita davvero, davvero, davvero importante, anziché guadagnarci, anziché avere dei ricavi che potrebbero sicuramente ritornare utili per, in un certo senso, tornare in pari all'interno dei profitti della società, visto che comunque la Juventus in questo momento è in perdita. Quindi giocare la partita a porte chiuse non mi sembra assolutamente la soluzione più corretta, anche perché comunque, come vi ho già detto, ci sono delle persone abbonate che avrebbero voluto vedersi quella partita, che hanno speso tanti, tanti, tanti soldi e che si vedono la partita più importante del campionato, magari a casa, davanti al televisore, quando potevano essere allo stadio, considerando anche il fatto che poi la Juventus andrebbe a giocare una partita senza un tifo contro l'Inter, appunto nello scontro diretto, sarebbe un qualcosa, secondo me, davvero di assurdo. Detto questo, quale soluzione adottare? Si sta parlando di giocare la partita in un campo neutro, il che potrebbe in un certo senso risolvere queste problematiche, ovvero andare a giocare la partita in un campo, in uno stadio dove non c'è il focolaio degli infetti dal coronavirus, quindi in un certo senso coloro che hanno acquistato il biglietto possono andarsela a vedere in quello stadio, coloro che sono abbonati, in teoria, almeno io penso così, potrebbero andarsela a vedere in quello stadio. Però comunque dietro ci sono altri problemi, come quelli del trasporto. Io per esempio non avrei dovuto spendere un euro per andare a vedere la partita Juventus-Inter perché sarei stato a Torino. In quel caso dovrei spendere soldi per il viaggio e chissà magari quanti soldi, 80, 100, 120 euro per andarmi a vedere la partita in un altro stadio. Quindi non mi sembra una scelta neanche questa chissà quanto fattibile, seppur comunque magari la meno drastica, la meno clamorosa. Un'altra soluzione, che è probabilmente quella che io da presidente del CONI adotterei, è quella di rinviare la partita. In questo momento giustamente si è preso una settimana di pausa per cercare di capire quella che è la gravità della situazione, per in un certo senso capire quali che sono le soluzioni che vanno adottate per riuscire a prevenire il coronavirus in Italia, e quindi si è presa la giusta cautela per riuscire a inquadrare la situazione, a inquadrare la problematica. Una volta che si è riusciti ad arrivare a delle conclusioni, si è riusciti a capire quanto è grave, se è grave, se è meno grave, si va poi a recuperare la partita. È vero, voi dite, quando si va a recuperare la partita? Appena si ha uno spazio libero. Non mi sembra così tanto, tra virgolette, difficile, anche perché non è che la Juventus da qui a fine anno giocherà tutti i martedì e tutti i mercoledì la Champions League e né tantomeno l'Inter giocherà tutti i giovedì l'Europa League.
Detto questo, fatemi sapere la vostra qua sotto con un commento, nel caso in cui dovesse essere giocata a porte chiuse sarebbe davvero scandaloso, io ci marrei davvero davvero molto male, perché come vi ho detto sono abbonato, ho speso tanti tanti soldi per vedere una partita del genere, gente magari ha speso tanti soldi per il viaggio, per il biglietto, per l'albergo, per vedersi questa partita, magari era la prima partita che vedeva allo stadio. Nel caso in cui dovesse vedersi la partita poi da casa e vedersi tutti i soldi del viaggio e magari dell'albergo così svanire in un secondo, non tanti quello del biglietto perché in teoria dovrebbero essere rimborsate, sarebbe davvero un peccato. Fatemi sapere la vostra cosa sotto con un commento, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, seguitemi su Instagram, trovate il link qua sotto in descrizione, seguite anche Zebrology, sempre su Instagram, qui da Membe è tutto, noi ci becchiamo prossimamente con un nuovo video, magari con un nuovo video aggiornamento, se si dovesse sapere qualcosa in più nei prossimi giorni. Bella!